Excellence, Monseigneur le Nonce, Excellence, Seigneur, chers prêtres, chères religieuses, chers frères et sœurs, Eccellenza, Monsignor Nunzio, Eccellenza, Fratelli Vescovi, Sacerdoti, Fratelli e Sorelle. La très sainte Eucharistie, avec tout d'abord, dans la première lecture, le récit du miracle de la manne, tiré du livre de l'Exode, puis dans l'Évangile, le célèbre chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Après la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, commence le long discours de Jésus intitulé « Le discours du pain de vie » qui vise à expliquer et à approfondir la signification de ce miracle. La 18ª domenica dell'anno liturgico ci introduce al tema del pane di vita, la Santissima Eucaristia, attraverso una lettura del libro dell'Esodo che parla del miracolo della manna e del famoso capitolo 6 del Vangelo di San Giovanni. Dopo la miracolosa moltiplicazione di 5 pani e 2 pesci, inizia il lungo discorso di Gesù sul pane della vita, con scopo di spiegare e approfondire il significato di questo miracolo. Gesù è centrato sur les œuvres de Dieu. En effet, ceux qui l'écoutent lui posent cette question. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il messaggio di Gesù è incentrato sulle opere di Dio. Coloro che lo ascoltano, infatti, gli fanno questa domanda: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, di credere in colui che Egli ha mandato. Sì, a Medjugorje, per animare notre foi en Jésus-Christ, notre rédempteur, c'est-à-dire pour établir une relation authentique et vitale avec lui, notre Seigneur et notre Dieu, afin que dans la prière, nous puissions répondre à cette question capitale. Comment pouvons-nous trouver Jésus? Et comment devons-nous nous comporter en sa pénétrante et souveraine présence? Siamo venuti qui, a Medjugorje, per rinnovare la nostra fede in Gesù Cristo, nostro Redentore, cioè per stabilire un rapporto autentico e vitale con Lui, nostro Signore e nostro Dio, affinché nella preghiera possiamo rispondere alla domanda cruciale: come trovare Gesù e come comportarsi alla sua penetrante e sovrana presenza. Est-ce que nous cherchons Dieu en vérité? Quelle est la place de Dieu dans notre vie? Comment avons-nous ressenti le besoin d'accomplir ce pèlerinage? Car immergé dans un monde, nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus pour nous ressourcer, pour mieux vivre en sa présence et pouvoir témoigner de la splendeur, de la vérité, de la miséricorde de Dieu. In altre parole, stiamo davvero cercando Dio? O più precisamente, qual è il posto di Dio nella nostra vita?
Abbiamo sentito il bisogno di venire in questo pellegrinaggio, che è come esercizi spirituali, perché viviamo immersi in un mondo che cerca di vivere senza Dio, mentre vogliamo incontrare il Signore. Siamo venuti per ricaricare le nostre batterie in modo da poter vivere meglio alla Sua presenza e per poter testimoniare lo splendore della verità e della misericordia di Dio. Pourtant si proche de nous, dans nos familles, parmi nos amis, sur nos lieux d'études et de travail, semble insensible, indifférent, et même opposé et hostile à la question de l'existence de Dieu. Ils affirment même être affranchis de toutes préoccupations religieuses en justifiant leur attitude comme étant molti nostri contemporanei, direi anche la moltitudine di persone che ci sono così vicine nelle nostre famiglie, tra i nostri amici, lì dove studiamo e lavoriamo, sembrano insensibili, indifferenti, addirittura opposti o ostili alla questione dell'esistenza di Dio. Affermano addirittura di non pensare più affatto alla fede e che questo è un segno che sono liberi. Nous voyons chaque jour sous nos yeux les conséquences de cette forme d'athéisme pratique qui s'apparente à une apostasie, à un paganisme. Saint Paul nous exhortait dans la deuxième lecture de cette messe à ne plus nous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées et de leurs désirs, c'est-à-dire comme cet homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Eppure, ogni giorno vediamo con i nostri occhi le conseguenze di questa forma di ateismo pratico, che è simile all'apostasia o al paganesimo moralmente degradante. Abbiamo sentito San Paolo ammonirci nella seconda lettura della Messa a non agire come pagani che si fanno guidare dalla vanità dei loro pensieri e desideri, cioè come l'uomo vecchio che le passioni ingannatrici portano alla rovina. Ce che si suscita in nos società saturate di benessere materiale, l'egoismo, l'edonismo, le mensonge, la violenza, la confusione au niveau la più evidente è banni, ainsi che la décadence des mœurs. Trop souvent légitimé par la législation de nos États. Tant et si bien que nos contemporains sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que la négation de Dieu aboutit à une réelle négation, à un avilissement, à une dégradation de la personne humaine, c'est-à-dire de la dignité qui mène. Paul nous demande de nous souvenir de notre baptême et de nous laisser renouveler en revêtant l'homme nouveau, qui est selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Sappiamo cosa provoca questa vanità nelle nostre società sature di beni materiali. Egoismo, edonismo, menzogna, violenza, confusione a livello di idee, dove è bandita ogni, anche la più ovvia verità, nonché in comportamenti decadenti che spesso la legislazione dei nostri paesi giustifica, nella misura in cui i nostri contemporanei sempre più prendono coscienza che la negazione di Dio conduce alla vera negazione o degradazione della persona umana, cioè della sua dignità, che porta alla sua distruzione.
San Paolo ci chiede di ricordare il nostro battesimo e di lasciarci rinnovare a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Il è essenziale di rappellare ai consumatori di nostra epoca che se on mange un vivre, on ne vit pas pour manger. Jésus, qui connaît le cœur de l'homme, veut répondre à nos désirs les plus profonds, à nos aspirations les plus essentielles, à cette fin d'amour. Et à cette soif d'absolu qui nous tenaille. Et il nous voit courir trop souvent vers une source frélatée qui s'avère incapable d'assouvir cette faim et cette soif, c'est-à-dire vers la toute-puissance de la technologie érigée en divinité. Oggi Cristo Signore ci chiama a guardare in alto. È davvero importante ricordare ai consumatori moderni di mangiare per vivere, non di vivere per mangiare. Gesù, che conosce il cuore umano, vuole rispondere ai nostri desideri più profondi, alle nostre aspirazioni più importanti, a questa fame d'amore e a questa sete di assoluto che ci tormenta. Lui vede che troppo spesso corriamo a una sorgente inaridita, incapace di placare questa fame e questa sete, che significa alla tecnologia onnipotente che abbiamo elevato a livello della divinità. Dans son domaine sacré, comme dit le psaume de ce jour. Gesù vede la nostra angoscia dinanzi al vuoto della nostra esistenza, lasciata a se stessa, senza il buon pastore che ci guida e ci introduce nella sua terra santa, come dice il salmo di oggi. Alors le Seigneur nous invite à passer sur l'autre rive. Passer sur l'autre rive, c'est renoncer à la facilité et se mettre sur le chemin de Dieu. Passer sur l'autre rive, c'est aussi plus que cela. C'est accepter d'être guéri de la grande blessure de notre temps, de l'indifférence religieuse, du relativisme. De l'individualisme et de l'hédonisme égocentrique. Le pape Benoît XVI parlait à ses de l'exode qu'il voit. Il Signore quindi ci invita a passare all'altra sponda. Questo è un simbolo importante, passare all'altra sponda, che significa rinunciare alla via facile e andare sulla via di Dio. Passare all'altra sponda significa di più, accettare la guarigione delle grandi ferite del nostro tempo, l'indifferenza religiosa, il relativismo morale, l'individualismo e l'edonismo egocentrico. Papa Benedetto XVI ha parlato di questo tema, dell'uscire da se stessi. Pour notre âme et le pain de vie. La très sainte Eucharistie. Les pères grecs définissaient l'Eucharistie comme le pharmacon, ten zoes, le médicament de la vie, le pain des forts, dit le psaume d'aujourd'hui, pour les malades que nous sommes. È l'unico rimedio che può guarirci da questa malattia mortale per la nostra anima, è il pane di vita,
la Santissima Eucaristia. I padri greci definivano l'Eucaristia farmaconte zoes, il rimedio della vita. Il Salmo di oggi dice: il pane dei forti per noi malati. Della Sainte Eucharistie, della Sainte Communion, pour devenir plus fort dans notre foi. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, enseigne aussi avec autorité que l'homme n'est pas un individu clos sur lui-même, mais une personne appelée à se donner aux autres dans l'amour. Svetoi Pricesti, Eucharistii, possiamo gustarci alla Santa Comunione come veri poveri peccatori per diventare più forti nella fede. Amare significa dare tutto e donare se stessi, diceva Santa Teresa di Gesù Bambino. La Costituzione pastorale del Secondo Concilio Vaticano, Gaudium et Spes, insegna con autorità che l'uomo non è un individuo chiuso in se stesso, ma una persona chiamata ad arrendersi agli altri nell'amore. Bien le remède qui nous permet de quitter la rive de notre confort et de nos fausses certitudes, empreintes de relativisme, pour rejoindre celle de l'Évangile de la vérité et du salut pour notre âme. La Santa Eucaristia è dunque veramente un rimedio che ci permette di lasciare la sponda del nostro conforto e della nostra falsa sicurezza segnata dal relativismo e di passare la sponda del Vangelo della verità e della salvezza delle nostre anime. Du pain de vie, du pain venu du ciel, le seul vrai pain, c'est donc lui, Jésus. Il est le pain qui donne la vie. En d'autres termes, Jésus veut nous faire passer de la faim matérielle, celle de notre corps, à la faim spirituelle, celle de notre âme. Du pain qui apaise la faim corporelle au vrai pain de vie qui apaise toutes les faims, c'est-à-dire celle de l'âme. Car Jésus est le pain de Dieu qui descend du ciel et donne la vie au monde. Et lui seul peut soulager notre faim et notre soif d'éternité. Gesù ci parla di pane vero, pane di vita, pane disceso dal cielo. L'unico vero pane è dunque Lui, Gesù. Lui è il pane che dà la vita. In altre parole, Gesù vuole che passiamo dalla fame materiale, fame del nostro corpo, alla fame spirituale, fame della nostra anima, dal pane che placa la fame fisica, al vero pane di vita che placa ogni fame. Che significa fame dell'anima? Perché Gesù è il pane di Dio che discende dal cielo e dà la vita al mondo. E solo Lui può placare la nostra fame e sette di eternità. Notons qu'en Occident, on représente l'Eucharistie par un ostensoir ou par un calice au-dessus duquel se tient une hostie. En Orient, on la représente différemment, dans le calice ou sur la patène. On peut contempler Jésus sous les traits de l'enfant dans la crèche, assisté par deux anges en vêtements de diacre, car Jésus est à la fois le grand prêtre et la victime. Près de l'enfant, Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, sur lui repose
la colombe dell'Esprit Saint. Teniamo presente che in Occidente l'Eucaristia si mostra con ostensorio o calice sopra il quale sta l'ostia. In Oriente è raffigurata diversamente. Nel calice o sulla patena vediamo Gesù in forma di bambino in una mangiatoia, accanto a lui due angeli vestiti da diacono, perché nello stesso momento Gesù è sommo sacerdote e vittima. Accanto al bambino sta scritto Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore. Su di essa si posa la colomba dello Spirito Santo. Dell'enfant de Bethléem, che significa la cité du pain, dans l'iconographie d'un certain nombre d'églises romanes de l'Europe occidentale. Ainsi, il n'est pas rare que l'enfant Jésus, enveloppé dans des langes, soit sculpté de façon à le faire ressembler à un pain. Tout cela pour nous rappeler sans cesse que, comme le dit le Concile Vatican II dans la constitution de la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. La vocazione del bambino di Betlemme, e Betlemme significa città del pane, troviamo anche nell'iconografia di alcune chiese romantiche dell'Europa occidentale. Non è raro che il neonato Gesù avvolto nelle bende viene raffigurato così che assomiglia al pane. Tutto ciò ci ricorda costantemente che, come afferma il Concilio Vaticano II nella Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, l'Eucaristia è la sorgente, il culmine della vita cristiana. Dio descend du ciel pour se donner lui-même et offrir sa vie éternelle aux hommes de bonne volonté. Ancora faut-il, bien sûr, accepter de l'accueillir. C'est tout le drame de la vie de Jésus qui se prolonge aujourd'hui dans le temps de l'Église qui est son corps mystique. In Gesù, Dio discende dal cielo per donarsi e offrire la sua vita eterna agli uomini di buona volontà. Certo, noi lo dobbiamo accogliere e ricevere. In questo sta tutto il dramma della vita di Gesù, che continua oggi nel tempo della Chiesa, che è il suo corpo mistico. En effet, on lit dans le prologue de l'Évangile selon Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle douleur de penser qu'aujourd'hui les siens ne sont pas les Juifs. Mais ceux qui ont reçu le Saint baptême et qui pourtant oublient ou renient le Christ, ils célèbrent l'Eucharistie dans le bruit, le brouhaha, la vulgarité, dans l'absence totale de sacralité et de foi, quelquefois vêtus indignement comme par mépris de Dieu. Quelle tragédie! Que tous ces chrétiens non pratiquants qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Nel prologo al Vangelo di San Giovanni leggiamo: è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno accolto. Come è doloroso pensare che questi suoi oggi non sono più gli ebrei, ma coloro che hanno ricevuto il Santo Battesimo e che dimenticano o rinnegano Cristo. Celebrano l'Eucaristia nel frastuono, nel tumulto, nella volgarità, nella totale assenza di santità e di fede, a volte vestiti indebitamente, come se esprimessero disprezzo per Dio. Che tragedia sono tutti questi battezzati che non praticano la fede, che si fanno guidare dalla vanità dei loro pensieri.
cette œuvre de Dieu et à laquelle nous sommes invités à travailler, l'œuvre de Dieu est de croire en celui que Dieu, notre Père, a envoyé. Croire, c'est recevoir Jésus-Christ pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Allora, cari fratelli e sorelle, questa è opera di Dio di cui abbiamo parlato all'inizio di questa meditazione, a su cui siamo chiamati a operare. Opera di Dio è credere in Lui che Dio, nostro Padre, ha mandato. Credere significa accettare Gesù Cristo così come è il Figlio di Dio. Tout ce que Jésus a vécu pendant sa vie, en sa mort rédemptrice, en sa glorieuse résurrection du séjour des morts et en sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous croyons en lui, Verbe incarné et Dieu fait homme, et en le recevant dans le sacrement de la Sainte Eucharistie et en adorant sa divine présence dans le Saint-Sacrement. Crediamo, considerando tutto ciò che Gesù ha sperimentato durante la sua vita, nella sua morte redentrice, nella sua gloriosa risurrezione dai morti e nella sua gloriosa ascensione al cielo. Crediamo in Lui, Verbo incarnato e Dio che si è fatto uomo. Ricevendolo nel sacramento della Santissima Eucaristia e adorando la sua divina presenza nel Santissimo Sacramento dell'altare. En silence, après avoir reçu la Sainte Communion, ne vous préoccupez pas à penser à tant de choses ou à présenter tant de demande au Seigneur. Restez plutôt là. Mon Dieu, qui suis-je moi pour que tu sois là au-dedans de moi? De cet émerveillement et de cette stupeur. Quando state in silenzio dopo aver ricevuto la Santa Comunione, non pensate molto e non offrite molte preghiere al Signore. Invece siate lì alla presenza di Gesù e ditegli: Gesù mio, chi sono io perché tu sia lì in me e nel tuo intimo meravigliate e ammirate. Sappiamo dai Vangeli quale parole pronunciò Gesù al momento dell'istituzione dell'Eucaristia la sera del Giovedì Santo. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Parce que nous sommes ipse Christus, parce que nous sommes le Christ lui-même, nous allons redire ces paroles. E noi sacerdoti che siamo alter Cristi rispondiamo queste parole: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Des pères de l'Église, en particulier Saint Cyril d'Alexandrie, dont voici la profession de foi, la présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. La chair du Seigneur est vivifiante. Elle est la propre chair du Verbe de Dieu, le Père. Elle vient me purifier. Elle vient me diviniser. Je deviens moi-même ce que j'ai reçu. E adottiamo l'insegnamento dei padri della Chiesa,
in particolare di San Cirillo d'Alessandria, che così professa la sua fede nella presenza reale e sostanziale di Gesù nell'Eucaristia. Il corpo del Signore è vivificante, è veramente il corpo della parola del Padre, viene per purificarmi, viene a deifiziarmi, io divento ciò che ho ricevuto. Ce qu'a été la grande épreuve de la nuit de la foi que Sainte Mère Teresa de Calcutta a enduré pendant 50 ans. Elle a toujours cru, mais elle était totalement privée de toute consolation devant le Saint-Sacrement exposé. Sa prière était très difficile. Elle a éprouvé cette aridité de tant de saintes avant elle, comme Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour ne citer que celle-là. E ora sappiamo quale fu la grande prova della notte della fede che Santa Madre Teresa di Calcutta sopportò per 50 anni. Ha sempre creduto, ma è stata completamente privata di qualsiasi consolazione. Era difficile pregare davanti al Santissimo Sacramento dell'altare esposto. Ha sperimentato l'aridità come tanti santi prima di lei, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa del Bambino Gesù, solo per citarne alcune. Teresa de Calcutta, come fate voi, Mère Teresa, per aimer ces personnes abbandonnées, esclues, ces lépreux abîmés dans leur corps et qui heurtent toute notre sensibilité? Sa réponse était: grâce à l'Eucharistie quotidienne, c'est-à-dire la Sainte Communion et l'adoration. Ma quando a Madre Teresa è stato chiesto: Madre Teresa, come puoi amare queste persone abbandonate, escluse, che tanto insultano la nostra sensibilità? La sua risposta è stata: grazie all'Eucaristia quotidiana, cioè alla Santa Comunione e Adorazione. Avec l'aide de la Très Sainte Vierge Marie, la médiatrice de toute grâce, qui a donné son fils au monde par son fiat prononcé le jour de l'Annonciation, travaillons avec courage à l'œuvre de Dieu, en cherchant d'abord et avant tout son royaume. Et faisons-lui confiance en étant convaincus que le reste, c'est-à-dire sa grâce et le bonheur éternel, nous serons donnés par surcroît. Cari fratelli e sorelle, con l'aiuto della Beata Vergine Maria, mediatrice di tutte le grazie, che nel giorno dell'Annunciazione ha donato al mondo suo Figlio dicendo: Fiat sia fatto di me, lavoriamo con coraggio per l'opera di Dio, cercando prima di tutto il suo regno. Confidiamo in Lui e siamo sicuri che tutto il resto, cioè la sua grazia e la sua felicità eterna, ci saranno conferite. Fréquentons la Sainte Eucharistie. Aimons manger le corps et le sang de Jésus, mais surtout aimons l'adorer dans le silence. Vi prego, aderiamo a Santa Eucaristia, riceviamo la comunione e soprattutto amiamolo nel silenzio e nell'adorazione. E nous aide à faire l'œuvre de Dieu et qu'elle nous bénisse. La Madonna di Medjugorje possa convertirci e aiutarci a compiere l'opera di Dio e benedire tutti noi.